Ciao a tutti, sono Rogiorgio. Benvenuti nella scuola per forze lecchianti. Istituto, avevamo detto! Uffa, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo chiesto ai ragazzi cosa pensassero della scuola, degli spazi e delle attività, perché riteniamo che il parere migliore sia quello di chi la scuola la vive ogni giorno dall'interno. Mandiamo il video. Questa scuola è molto grande. Allora, gli spazi sono belli grandi rispetto alla mia scuola. Cioè, quando ho visto questa scuola ho detto è grandissima. Tutte le classi di questa scuola sono 2.0. Sul computer ci sono i libri che invece di portarli cartacei li usi sul computer. E poi si fanno delle presentazioni per ampliare l'argomento. Alle elementari io avevo i banchi messi in file e invece qua alle medie sono dei banchi singoli messi non vicino all'altro però di fronte. Qui c'hai un compagno da un lato e di là c'è uno spazio dove ci puoi camminare così non c'hai tutti i compagni appiccicati. L'interno della scuola è molto bello perché sui muri sono dipinti degli omini che rendono la scuola più bella e vivace. Una scuola molto valida perché sta molto dietro ai ragazzi e alle difficoltà di ognuno di noi e aggiornata su tutti i laboratori che possono svolgere i ragazzi. Io sono entrato l'anno scorso. Rispetto all'altra scuola che frequentavo, questa devo dire che è molto più organizzata e si fanno molte più attività. Ha varie aule, non solo per lezioni ma anche aule adibite magari a dei progetti, per esempio l'aula di scienze, di tecnologie, di arte, di musica. Abbiamo anche un'aula informatica, la utilizziamo per usare dei programmi, per esempio Poplet, Word, PowerPoint. Nel laboratorio artistico ci siamo andati con la prof di arte per fare i graffiti con i pastelli a cera. Il teatro sin dall'anno scorso l'ho visto ed è molto grande. Ci sono per esempio il laboratorio di scienze, che è bello. Questa stanza prima era tutta sottosopra, la roba tutta accumulata. E io e il professore l'abbiamo sistemata, abbiamo messo forza e volontà per ristrutturarla tutta e l'abbiamo divisa in vari settori. Ci sta la microscopia, la zoologia, la botanica, e il corpo umano e la fisica e tanti altri. Ha anche dei buoni insegnanti. I professori riescono a gestire delle situazioni anche difficili, sono molto divertenti. Poi sì, ti danno molti compiti, però sono equi. Mi piace venire a questa scuola perché a differenza delle altre ha proprio qualcosa in più che ti invoglia a studiare. La consiglierei perché prima di tutto ha delle professoresse brave, non sono tanto tosse, poi non è difficile la scuola, quindi la trovi leggera e finiscono subito le ore. La consiglierei a praticamente tutti i ragazzi delle elementari che conosco. I punti di forza di questa scuola: uno è che organizza tanti progetti, per esempio il corso di cinema, il corso React, il corso di teatro. C'è il consiglio dei ragazzi, dove ci si riunisce e si parla della scuola. C'è la biblioteca, in cui non solo ci sono già dei libri, ma anche noi studenti, se leggiamo dei libri che non sono presenti nella nostra biblioteca, però ci sono piaciuti tanto e li vogliamo consigliare, li possiamo portare e possiamo farli conoscere ad altre persone che magari non li leggono, tramite il servizio del prestito. Beh, le attività sono molto carine, abbiamo fatto molti disegni e ci fanno usare già dei pennelli e cose tipo spugne bagnate con la vernice per fare tipo un albero. Mi piace il fatto che si organizzano le attività per il pomeriggio, come il corso di inglese Cambridge, e ti lascia una certificazione e che poi puoi utilizzare per andare a lavorare anche all'estero e per trovare lavoro con più facilità. È un corso che quasi fa gratis. C'è anche lo spazio di ascolto, in cui noi studenti o anche i genitori possono prenotare un momento durante le ore scolastiche in cui si va a parlare con una persona, ed è un luogo in cui ci si può sfogare senza che quelle cose che noi diciamo vanno all'esterno. Il pomeriggio inoltre c'è l'opportunità di rimanere a scuola, delle persone ti aiutano a fare i compiti o comunque delle cose che non hai capito, eccetera. Ti danno anche la possibilità di imparare a suonare degli strumenti, per esempio io suono il violino,
poi si può imparare pianoforte, clarinetto e la tromba. Io ho scelto il clarinetto perché ho voluto provare qualcosa di nuovo. A parte la pallavolo. Abbiamo fatto anche altri sport come ad esempio il nuoto o il rugby. E ogni tanto vengono organizzati degli eventi della professoressa Quinci, come ad esempio il ciclismo, oppure ci vengono a trovare delle persone famose, come l'altro anno o due anni fa era venuto a trovarci Fenice Punici. C'è il campo di pallavolo, un campo da calcio, una pista ciclabile e anche una vera e propria pista dove noi possiamo svolgere attività fisiche come l'atletica e tutti gli altri esercizi muscolari. Tra uno dei progetti che questa scuola offre c'è il giornalino, in cui ogni studente può scrivere degli articoli che viene inviata ad una redazione composta da alunni di medie ed elementari che si riunisce una volta al mese per correggere questi articoli ed impaginarli in un vero e proprio giornalino che ogni mese viene stampato e viene venduto agli alunni, ai docenti e ai genitori o anche alle persone che sono qui nel quartiere. L'anno scorso, verso la fine della scuola, abbiamo fatto un campo scuola. Questo campo scuola si è basato appunto sullo sport, principalmente però dello sport che si pratica in acqua. Oltre a queste attività sportive, siamo andati a vedere un po' com'era la cultura del posto, che era Formia. Questa scuola è molto carina, accogliente, disponibile, molto diversa dalle altre, impegnativa, ma non troppo, istruttiva, spaziosa, luminosa, organizzata, fornita, stilosa, divertente, valida, bella, colorata, tecnologica, medica, stupenda e all'avanguardia. Vi saluto e vi auguro di venire in questa scuola. Ciao! Fate bene ad iscrivere qui i vostri figli. Ciao! Vi consiglio di venire a questa scuola perché i bambini si divertono ed è molto bella. Ciao!